edizione 2013 di S2P è andata molto bene. Dei 10 finalisti, 5 che hanno vinto l'Innovation Camp, sono 5 idee decisamente molto interessanti, è uno stato molto evoluto di sviluppo e quindi ci aspettiamo grandi cose da queste idee imprenditoriali nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. La prima idea è G3D. G3D è un'idea che sviluppa un sito di e-commerce altamente innovativo che permette di comprare prodotti di design ad altissimo valore aggiunto inserendoli all'interno di un contesto 3D tipo quello della propria casa. Poip è un'idea altamente innovativa che mira a creare e a replicare un modello di Cisco però per le piccole e medie aziende e per i liberi professionisti. Quindi un sistema completamente dedicato per la comunicazione, la gestione dei dati aziendali e la condivisione di tutte le informazioni, ma a un costo altamente contenuto ed estremamente competitivo. ThinkK è una piattaforma altamente innovativa per produrre nuovi device ad alto contenuto tecnologico ma anche ad alto contenuto appunto di design basati sul concetto di design italiano, di interazione tra tecnologia e natura, quindi tra una funzionalità molto naturale dell'oggetto stesso e al tempo stesso la possibilità di avere alta integrazione con quello che è l'ambiente circostante. Fluxedo è una piattaforma innovativa per la gestione di task all'interno di un ambiente social e quindi permette alle persone di organizzare eventi oppure di gestire processi abbastanza complessi con una piattaforma estremamente user friendly e in maniera altamente semplice ed efficace. OnMyCook è una piattaforma social che permette all'utente di inserire ricette, di condividere ricette con altri soggetti che si trovano all'interno della piattaforma e quindi di sviluppare addirittura context culinari in cui sui fornelli reali vengono sviluppate ricette virtuali. La cosa più interessante di questa edizione è sicuramente il grado di maturità che hanno le idee imprenditoriali che si sono presentate. Non si tratta infatti semplicemente di persone con un business plan e un'idea da sviluppare, ma si sono presentate persone che avevano già un seme di tecnologia sviluppata in una piattaforma che aveva già una demo e un certo grado di sviluppo, di dimostrazione di funzionalità. Ovviamente questo è un trend molto importante perché permette anche agli investitori e in generale a coloro che vogliono andare a mettere capitale all'interno dell'azienda stessa di avere un riscontro diretto sullo stato attuale di sviluppo e su come il team, specialmente dal punto di vista tecnologico, funzioni e sia in grado di operare. La cosa sicuramente che adesso sarà altamente sfidante sarà quella di riuscire a capitalizzare rapidamente queste aziende e riuscire a creare in tempi contenuti casi di successo. Questo è quello che noi ci aspettiamo in generale anche per le edizioni future, quindi trovare persone di talento che abbiano già sviluppato un pezzo di tecnologia, che sappiano esattamente cosa stanno facendo, quindi non idee generiche ma idee già abbastanza specifiche e sviluppate dal punto di vista tecnologico e che semplicemente necessitano di un supporto dal punto di vista dell'organizzazione del prodotto. Quindi trasformare una tecnologia di alto livello in un prodotto specifico con una strategia di andata sul mercato e al tempo stesso un piano economico che sia adeguato a quelle che sono le aspettative dell'idea imprenditoriale che hanno in testa di sviluppare. Siamo molto fiduciosi, quindi ci rivedremo tra qualche mese per aggiornamenti su come stanno andando queste aziende e vedremo quali saranno i grandi casi di successo del futuro.